Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare, agenzia di Roma, specializzata nella vendita e locazione di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. Svolgo questa attività da oltre 20 anni e oggi in questo video ti spiego cosa succede quando una proposta di acquisto formulata appunto relativamente a un immobile sia sottoposta alla condizione sospensiva oppure sia sottoposta alla condizione risolutiva. Allora, come dice la parola, la condizione è sospensiva quando sospende l'efficacia giuridica della proposta. Quindi la proposta viene formulata per comprare un certo immobile a un certo prezzo, il proprietario lo accetta, quindi accetta le condizioni dell'acquirente, però l'acquirente, per sue esigenze specifiche, ma a volte può essere anche il proprietario che chiede di inserire la condizione, inserisce appunto la condizione sospensiva. Quindi anche se c'è l'accordo delle parti su tutto, c'è un aspetto che deve essere ancora risolto, deve essere portato ad avveramento. Faccio un esempio molto molto diffuso. La presente proposta è valida solo se dalle verifiche urbanistiche che effettuerà un mio architetto di fiducia, di me acquirente, risulterà che l'immobile è al 100% regolare da un punto di vista catastale e urbanistico. Quindi io acquirente ti ho offerto, a te proprietario, quel prezzo che chiedevi, facciamo un esempio 200.000 euro, abbiamo concordato che ti darò al momento del compromesso 50.000 euro, i 150.000 euro finali te li do al momento del rogito e abbiamo stabilito che il compromesso lo facciamo dopo 30 giorni dall'accettazione della proposta e il rogito dopo 6 mesi dalla data del compromesso. Tu proprietario hai accettato tutto, ti sta tutto bene, però io acquirente ho preteso che tutta la documentazione urbanistica, tutta la storia urbanistica catastale, non solo del tuo appartamento ma anche del fabbricato in cui è ubicato l'appartamento, sia verificato da un tecnico di mia fiducia, perché ho il terrore di poter comprare anche nella totale buona fede del proprietario un immobile che possa avere una difformità urbanistica tale per cui poi un domani possa avere delle problematiche gravi. Quindi in un caso del genere l'affare è concluso ma è giuridicamente sospeso, quindi di solito in quel momento non vi è passaggio di denaro. Se vi è un mediatore immobiliare è buona prassi che l'assegno lo tenga il mediatore fino a quando non ci sia la prova certa che la condizione sospensiva si sia avverata, quindi che il problema si sia risolto, ovvero in caso contrario, se la condizione sospensiva non è avverata e nel nostro esempio, per esempio, l'architetto e l'acquirente evidenzia che l'immobile ha un problema urbanistico irrisolvibile, a quel punto il contratto non produce gli effetti giuridici sperati, le parti si accordano sulla appunto sua conclusione in termini negativi e quindi l'assegno viene restituito all'acquirente. Poi abbiamo l'altro caso, quando appunto si prevede la condizione risolutiva. La condizione risolutiva, come dice la parola, si ha quando il contratto, quindi nel nostro caso la proposta di acquisto per un immobile, è stata accettata formulata dall'acquirente, è stata accettata dal proprietario, si sono messi d'accordo su tutto, ma in quel caso una delle parti ha inserito una clausola che prevede che qualora si avveri un certo evento, il contratto che ha già manifestato i suoi effetti giuridici si risolve, cioè viene a concludersi e ovviamente bisogna disciplinare quali sono le previsioni in caso di risoluzione del contratto all'avveramento di quella condizione. Un esempio può essere la clausola risolutiva relativa alla concessione del mutuo. Un acquirente si può tutelare dicendo che
ha tutte le intenzioni di andare avanti nel contratto, ma il contratto si risolve, quindi cessa, qualora la banca da lui scelta per la concessione del mutuo dovesse optare per la non concessione del mutuo per un problema legato all'immobile. Quindi in quel caso la proposta è sottoposta a condizione risolutiva, quindi la proposta che era efficace dall'inizio, che ha visto il passaggio di caparra tra acquirente e venditore ed era sottoposta alla condizione risolutiva, viene a diventare inefficace nel momento in cui si avvera la condizione risolutiva. Quindi nel caso dell'esempio, l'istituto bancario scelto dall'acquirente dovesse dire: non ti do questo mutuo perché abbiamo verificato con un perito di nostra fiducia che ad esempio il rapporto di aeroilluminazione, cioè tra la grandezza di finestra e il salone, non è quello della normativa vigente. Quindi in quel caso il contratto si risolve. È normale che quando si mette una clausola risolutiva di questo tipo bisogna anche disciplinare cosa succede nel caso in cui si verifica l'ipotesi che porta alla risoluzione del contratto. Quindi bisogna disciplinare la restituzione del denaro, ovvero se c'è da dare un eventuale indennizzo a una delle due parti in caso appunto di non avveramento della condizione. E bisogna fare molta attenzione, perché quando c'è una condizione risolutiva, se c'è appunto stato l'intervento del mediatore immobiliare, bisogna anche disciplinare i rapporti con lui, perché mentre la condizione sospensiva sospende anche i rapporti tra le parti e il mediatore immobiliare, la condizione risolutiva invece, verificandosi a posteriori, cioè dopo che l'affare si è concluso e dal momento che il codice civile prevede che l'agente immobiliare viene pagato quando l'affare è concluso, è normale che se l'agente immobiliare è già stato pagato è giusto che mantenga il suo compenso, perché comunque lui la sua attività l'ha svolta, soprattutto quando nulla ha a che vedere con l'avveramento della condizione, non è magari un qualche cosa che può essere sottoposto al suo controllo. Come immaginate, la normativa è molto complessa, bisogna fare molta attenzione. Ho visto e conosciuto tante persone che sono andate in causa per la leggerezza con la quale hanno sottoscritto contratti in cui c'erano, a seconda dei casi, o condizioni sospensive o condizioni risolutive, senza che una delle parti avesse ben compreso, addirittura a volte mischiando una condizione con un'altra e quindi facendo un mix pazzesco e andando a finire in un tritacarne di cause legali lunghe 15 anni. Quindi il consiglio è sempre di affidarsi a dei professionisti esperti, di non fare da soli, e anche di contattarci qualora vorreste fare degli approfondimenti come venditori o come acquirenti. Potete contattarci ai recapiti che trovate sul nostro sito lrimmobiliareroma.it, sui nostri canali social. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al nostro canale, a cliccare sulla campanella e a mettere mi piace sul video. Per tutto il resto siamo a disposizione per ulteriori informazioni. Un augurio di serena compravendita da Leonardo Raso della LR Immobiliare. Ciao!